devo trovare Diego. Diego, oh mamma, dove Diego? Diego! Mamma, calmati. Ora ti spiego tutto dall'inizio. Per Diego, come si legge il suo nome? Jolly. Allora, bimbi, cercate di riordinare la stanza perché è un casino. Perché la mamma poi ci fa male, eppure sono le 8:30, quindi no, però non lavare i denti. Ok, aspetta che ho dimenticato una cosa di là. Va bene, ma anche io sto qua. Va bene, ciao. Diego, devo preparare anche te lo spazzolino. Sì, ricordati che è questo. Metto qui. Sì, e anche io lo uso. Preparo il colluttorio. Arrivo. Sì, ciao. Ah, eccola. Così arriviamo dentro con lei. Ciao. Ma perché c'è il cioccolatino? Ha scritto il mio nome, Diego Condello. Avevo paura a mangiare. Vieni, Diego. Andiamo la voce di denti. È molto strano. Casa, sto arrivando. Io ci dobbiamo vedere. Sì, abbiamo anche denti alla tigre? Sì. No? Mamma, ho sempre di lavare denti. Che ti hai preso, Diego? Mi sembri molto strano. Cosa? Ma sono le 8:30. Lo laviamo? Sì, va bene. Tu mi sei dormi. Ragazzi, l'avete visto? Punto 1 era strano, punto 2 sbadigliavo e punto 3 lui così presto non è mai andato a dormire. Sono le 8:30 e di solito va a dormire 9:30/10. Secondo me mi sta prendendo in giro, cioè mi sta facendo uno scherzo. Ma io farò finta di niente e mi intruferrò nel letto e se troverò delle prove, non so. È molto strano in questi giorni, cioè altre volte ha dormito solo 2 ore, molto di meno. Vabbè, finisco di lavarmi anche e guardo. Idea! Ragazzi, che non ho ancora visto il video di ieri, correte subito a vederlo perché è successa una cosa bruttissima che non mi voglio nemmeno ricordare. E chi vuole vedere altri video paurosi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. Ma figurati, sono le 8:30, figurati se dorme. Mamma, te lo giuro che sta dormendo. Guarda, e lui sbadigliava, gli girava la testa e ha buttato quella terra. Ma figurati, vabbè, io vado a controllare se sta dormendo o se è un solito vostro scherzo. Ok, vai. Ragazzi, neanche mia mamma ci crede. È molto strano. Io non ci credo proprio che Diego sta dormendo. Diego? Mi fa veramente strano. Vabbè. Chiara, amore, cosa stai facendo? Niente. C'è tuo fratello che sta già dormendo. Vai via, mettiti nel letto e così almeno anche tu dormi e tu dormi tardi. Domani.
prossima scuola. Sì, sta dormendo. Ok, dai, dammi un bacetto e ti metti anche tu nel letto. Dai, la televisione. Ma che televisione? Adesso devi dormire che è tardi. Allora, Chiara, aspetta. Lei sì. Two hours later. Tuo fratello sai dove si trova? Aspetta, stavo dormendo, mi alzo, sbadiglio, faccio così, così, tocco Diego, guardo qua sotto, non c'è. Ho detto, Diego, lo sai che mi stai facendo? Non c'è. Non c'è? Sì. Non c'è. Ho capito, non c'è negli armadi. E poi ho trovato questo biglietto con questo cioccolatino per Diego, come si legge il suo nome? Jolly. Mamma, ho capito tutto? No, cosa hai capito? Jolly, che era quello di ieri, il personaggio bianco e nero. Allora, ricapitolando, se ieri questo tizio si chiama Jolly, ma che cosa vuole da Diego? Cioè, ieri Diego non c'era nel video, ti ricordi che stava dormendo? Te lo ricordi che dormiva, Diego? Andiamo a cercare in casa. Andiamo a cercare in casa. Questo? Chiara? Cos'è? Fammela non mangiarlo? No, non mangiarlo, fammela annusare. No, mamma, è un cioccolatino. No, 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 è di questo Kinder. È di un cioccolatino. No, fammela annusare. Senti che odore ha? E tu te lo stavi per mangiare. Mamma, è un indizio, dammelo. Le prove, qua, tutte sì. Le prove. Andiamo a cercare altre prove. Andiamo. Mi è sembrato di vedere un gatto. Andiamo, dai. Allora, Chiara, non dove so dove devi metterle. Allora, perché che tu? È buio, sono le quasi le 4 di notte. Chiara, non c'è lì. Sto trovando le prove. Chiara, questa è una stanza completamente vuota. Okay. Ah, comunque, Chiara, lo stiamo facendo vedere ai nostri amici da casa che c'è una stanza vuota. Comunque, vabbè. Facciamo una cosa. Vieni qua, Chiara. Vieni qua, vieni qua. Brava, quindi andiamo. Ma come mi trovo? Mamma, papà, Chiara. Ma io prima non ero qua. Aiuto!